Cosa dire? Questo non è un film, forse non è un film, ma è l'essenza del cinema, cioè la vita di un regista che a nessun costo, a nessun prezzo vuole rinunciare a quello che è la sua vita, cioè fare i film. Lo hanno condannato a 6 anni di carcere, ancora per fortuna sta a casa sua, perché non hanno coraggio di arrestarlo per le campagne internazionali che esistono, e nella condanna c'è scritto 20 anni di proibizione di fare film, di viaggi all'estero, di parlare con la stampa, con alcune eccezioni. Nel fare film hanno elencato tutti i mestieri del film, si sono dimenticati quello dell'attore, quello che effettivamente fa in questo film, perciò dice che lui si è tenuto alla condanna, fa l'attore in questo film e non fa il regista. Viaggi all'estero ne può fare una sola, cioè una meta sola, quello di andare alla Mecca, è stato precisato nella sentenza, ma non può andare altrove, e con i giornali invece non può parlare con nessun giornale, ma lui, conoscendolo, io personalmente ho l'onore, il piacere di averlo come amico da parecchi anni, è una persona che gli piacciono le sfide. Lui non può parlare con i giornali, ogni 4-5 mesi dà un'intervista a qualche giornale straniero, l'ultima l'ha dato alla Repubblica nel mese di settembre, prima l'aveva dato un giornale francese 4 mesi prima. Non deve fare il film, lui lo fa a modo suo, lo vedrete, ma Jafar Panahi, il quale è il simbolo di quello che accade in Iran contro il cinema. L'ultima notizia dell'Iran è che tutte le proprietà della casa del cinema, il quale era stato dichiarato illegale 4 settimane fa dal Ministero per la Cultura e l'Orientamento Islamico, sono state espropriate l'altro ieri. Cioè, tutti i premi che hanno preso cineasti come Panahi. Panahi, quando stava in carcere, una volta disse che la cella dove mi trovo è più piccola della stanza dove nella casa del cinema sono esposti i miei trofei e i miei premi. Quei premi ora non sono più di proprietà della casa del cinema, sono di proprietà del ministero, e così anche premi di molti altri cineasti iraniani che hanno raccolto premi e riconoscimenti ovunque nel mondo. Casa del cinema raggruppava non solo registi, ma registi, attori, attrici, direttori di fotografia, tutte le professioni del cinema, produttori, distributori. Questa casa, che era la casa del cinema, sia industria che arte, è stata chiusa per l'ordine del governo. Lo sostituirà prossimamente una commissione con 6 persone nominate dal governo, che loro devono rappresentare, e nessun cineasta tra i nomi che sono stati fatti candidati, non c'è nessuno che si occupi del cinema, che saranno quelli che decideranno quale film si farà in Iran, quale film non si farà. Pertanto i registi saranno costretti o sottomettersi o fare film che vuole il governo iraniano, oppure, come stanno facendo molti di loro, girare film senza autorizzazioni, per esempio, o le autorizzazioni a metà, come per esempio l'ultimo film che ha fatto Mohammad Rasulov, l'altra persona arrestata insieme a Panahi e condannato a 6 anni, ma poi ridotto a 1 anno e mezzo, 2, adesso non mi ricordo, che ha fatto un film che ha vinto a Cannes, Certain Regard, molti altri festival è andato, che ha fatto presentando il progetto di un film che non c'entra nulla col film che ha fatto. Cioè, la sceneggiatura, io ho letto la sceneggiatura che lui ha consegnato e poi ho visto il film a Roma, a film, è un altro film, non c'entra nulla quello che lui ha scritto. Ha fatto questo per avere autorizzazione, perché doveva girare per la strada, e là fuori aveva bisogno di questa autorizzazione. Poi il film è uscito, quel film come questo film, grazie alla tecnologia.